Dopo una settimana di preparazione, la Nova Meridian di Andrea Nicolai gioca la prima amichevole sabato alle 18 in quello che diventerà fra qualche giorno il Palacardelli. I biancoblu affronteranno in amichevole la USE Empoli, squadra ripescata in Serie B dopo la retrocessione dello scorso anno e inserita in un altro girone, nel girone C. Una galoppo dal cui Andrea Nicolai non si aspetta tantissimo, se non per spezzare la monotonia di una preparazione che vede Muzzumano ancora un po' monca. Alla squadra del presidente Cardelli manca sempre un giocatore molto importante, ovvero il pivot titolare, quello che occuperà la casella numero 5 di un quintetto rivoluzionato per più di metà con i volti nuovi Maggiotto, Sgobba, Giarelli e la Speranza Petrucci, giocatore sul quale a Muzzumano puntano tantissimo. Una Meridian rinnovata che avrà 5 amichevoli in precampionato, il torneo di Livorno una settimana prima del debutto previsto per sabato 26 sul campo della Piacenza, una delle tre regine del mercato. Siamo tutti curiosi di vedere all'opera questo gruppo. Chiaramente abbiamo perso il nucleo l'anno scorso e quindi sicuramente all'inizio ci sarà un po' di difficoltà, di intesa, dovremo crescere, dovremo lavorare sull'intesa fra i ragazzi, la conoscenza di quello che vogliamo fare come pallacanestro. Il campionato manca poco più di un mese all'inizio, già si può dire che si presenta molto molto più forte di quello dell'anno scorso, con almeno 3 o 4 squadre fuori di categoria. Sì, è un campionato completamente diverso perché sicuramente ci sono più squadre, diciamo, di prima fascia, almeno le tre emiliane sicuramente, poi comunque Cecina è una squadra che ha cambiato poco e sarà fra le più forti, Rimini, la stessa Piombino che ha fatto un grande mercato. E poi è tutto complicato e reso difficoltoso la presenza dei play-out. I play-out faranno sì che nessuno delle squadre che lottano per la salvezza, nessuno sarà tranquillo fino alla fine del campionato. Ci sarà grande equilibrio, solamente nell'ultima giornata scopriremo chi sarà salvato direttamente e chi ha play-out. I play-out coinvolgano 4 squadre più l'ultima che retrocede direttamente, questo rende tutto molto più complicato. È la prima volta che inizi la stagione da capo allenatore in una Serie B. Certo, è una situazione da stimolante perché appunto ci sono diversi ragazzi da provare a lanciare, siamo tutti convinti che possono fare bene e chiaramente a questo punto dobbiamo completare la squadra e cercare gli uomini giusti che chiudano il puzzle.